È occasione questa per presentare il servizio Casa Betania, che è il servizio nato da qualche anno e che trova spazio all'interno di questa struttura. La cappella che è stata benedetta nel corso della celebrazione è il luogo del silenzio e della riflessione, in cui il soffio di Dio si armonizza con la pace e la serenità del posto, ma anche con tutte quelle storie di vita e di sofferenza che qui trovano rifugio. Su questo terreno noi possiamo tutti mettere radici e crescere, non più soli come nella morte, ma vivi a noi stessi e negli altri. È la filosofia del progetto Uomo, tanto cara a Don Mariano, e a tutti quelli che in questo progetto credono e hanno messo la propria opera e il proprio impegno. Ecco, io ringrazio tutte le persone che a vario titolo partecipano a questo momento importante di festa e di celebrazione. Per primi i ragazzi, gli operatori, i volontari, gli amici e gli amministratori. A tutti va un pensiero di riconoscenza, ma un pensiero di particolare vicinanza e ringraziamento va a Don Mariano, autore, promotore, artefice assieme a tante persone di quanto oggi vediamo, con l'amore e la passione per la vita, soprattutto di chi arranca e fa fatica, ma con la speranza di stimolare percorsi di crescita e di emancipazione. Agli amministratori vi invito a dare attenzione a servizi come questo, servizi come tanti altri, che traducono i valori della dignità sociale, della solidarietà, dell'assistenza, della promozione alla persona in esperienze di vita, in opportunità concrete in favore di chi vive situazioni e momenti di difficoltà. Non permettiamo che uno Stato di diritto polverizzi le politiche sociali in nome di interessi economici o di potere, a discapito della promozione di quei diritti universali inviolabili che sono alla base degli ordinamenti più evoluti e anche della nostra Carta Costituzionale. E con ringraziamento va alla Chiesa locale, qui ben rappresentate nelle figure del vicario Don Ludovico Furian e del vescovo Don Adriano Tessarolo, ora a Chioggia ma ancora legato alla nostra storia in Sovizzo e Schio, prima del suo mandato in terra veneziana. Ecco, a questo momento avevamo pensato di dare la parola a Don Mariano, perché nessuno più di lui è capace di darci, come dire, quei segnali di storia di questa comunità. Gli inizi, le fatiche, i cambiamenti di percorso, di programma, ma sempre quella passione verso quelle persone che poi qui trovano accoglienza e rifugio. Facciamo un piccolo cambio di programma, perché abbiamo fra di noi alcuni amministratori, in modo particolare la presenza di Stefano Fracasso, consigliere regionale, che purtroppo per altri impegni si può intrattenere ancora per breve tempo. Allora io lo ringrazio veramente della presenza oggi tra di noi. Per noi è una presenza significativa, come la presenza degli altri amministratori, a cui darò poi la parola, però gli do, come dire, la parola per un breve saluto che per noi risulta, come dire, un pensiero importante, sapendo del suo impegno, prima come amministratore locale, adesso come amministratore regionale, membro della quinta commissione, con quell'attenzione, con quella sensibilità che è sempre dimostrato per i temi che poi ci toccano, come dire, da vicino nelle nostre realtà. Allora, ringraziandolo della sua presenza, credo importante, prima che ci lasci, dargli la parola per un breve saluto.